Torniamo all'oggi, 2015. Le aziende agricole di Marco e Pietro hanno eliminato gli OGM, i diserbanti e i concimi chimici, pagando solo il 7% in più del costo di un'azienda normale. Ma sia Marco che Pietro sanno che il valore aggiunto dato dalla qualità dei loro prodotti permettono ricavi con cui non solo ripagano i costi, ma guadagnano di più dalla vendita. Oggi, infatti, i loro prodotti li puoi trovare a New York o a Tokyo e a breve nelle più grandi città del mondo. Come hanno fatto? Grazie ad un movimento in continua espansione che promuove i cibi biologici e prodotti con elevati principi di qualità come ricetta per la salute e il benessere. Le ricerche hanno dimostrato che attraverso i cibi di qualità, una dieta equilibrata ed un comportamento alimentare corretto, si possono prevenire o ridurre i rischi di malattie molto diffuse come l'obesità, il diabete, sindromi cardiovascolari, allergie e disturbi depressivi. Nel mondo questo movimento sta generando una sempre maggiore consapevolezza alimentare che sta modificando sensibilmente il comportamento dei consumatori e stimola sempre nuove ricerche, informazioni, comunicazione. Nuovi comportamenti alimentari generano nuovi bisogni e i dati mostrano come chi si sta approcciando a questo movimento veda nei prodotti italiani una risposta efficace. Sempre di più, in particolare in Italia e in Europa, ma è un trend mondiale, c'è un'attenzione crescente, quasi una moda, al cibo, a come si cucina, tutte le televisioni fanno vedere programmi di show cooking, eccetera. La parte positiva di questa moda è che la gente, inizialmente per il gusto, inizialmente perché è una moda, ma si sta avvicinando sempre, riavvicinando sempre di più al cibo con la voglia di toccare, di farlo e di riscoprire un momento di convivialità nel momento di mangiare. Quindi si apprezza il ristorante, ma sempre di più si ha voglia di mangiare in casa e invitare gli amici. Quindi la mia risposta è che sicuramente sempre più in questi anni e nel futuro la gente mangerà a casa e avrà voglia di preparare il cibo. L'altro aspetto positivo per la cucina italiana è che se la gente riscopre sempre di più il piacere della cena o del pranzo conviviale in casa e preparato insieme, è evidente che la cucina italiana ha da giocarsi tutte le sue carte, perché rispetto a cucine molto più complicate è quella che sia per sapori che per preparazione la dieta mediterranea è quella che se la può giocare meglio anche a livello internazionale, quindi può essere anche un'opportunità di rilancio dei nostri prodotti.